La. Abbiamo già comprato la corona di fiori. In collaborazione con la. Sì, vecchio merdoso. Ormai è questione di ore. E poi la morte farà il suo corso production. Presenta. Era una delle poche pellicole che ci mancavano. Non poteva sfuggirci un film del genere nella mega, ultra, iperminchia videoteca di Canal Jimmy. Con la regia di Battelo a Pigliandello e la sceneggiatura di Azzo Se Brucia, finalmente in digital stereo, Dolby Surround, turbo ipercazzola e masterizzato da Winmix, arriva Strambo. Arriva Strambo. Sono Strambo! E nessuno mi potrà fermare, sì! Nessuno! È il 1982. Leon Strambo, un giovane veterano della guerra in Viet Zanz, torna in Italia e scopre che nulla della sua vita è come prima. La sua donna è incinta di Mohamed, un lavavetri con un quoziente intellettivo di 32 centimetri. Il suo cane briciola gli azzanna le caviglie e la sua casa è stata occupata da un gruppo di giovani ribelli che hanno fondato un centro sociale. Porca... Ma com'è possibile? Com'è possibile, dico io? Torno dalla guerra? A posto di sentirmi un eroe? Oh, che cazzo mi sento? Un coglione! Strambo decide di partire e abbandonare le tristezze che lo avevano accolto nella sua città natale. Ma vadano tutti a fare un c***o! E che cacchio! Prendo la mia Fantic Morgan. Fantic Motor Caballero. Prendo la mia Fat. Fatima. Prendo la mia Fatmore Caballero e andassimo a fare. Cos'è la Fatmore? Prendo la mia Fantic Morgan. Fatti cosa? Fantic. Prendo la mia Fantic. 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 Motor. Motor. Caballero. Prendo la mia. Prendo la mia Fatic Moro Cavallero! Aldo Moro! Cavallero. Federica Moro! E Pietro Cavallero, come si chiama? Dai, ma l'avrei avuta tu da giovane sta moto? Non l'ho avuta, sembra la Lambretta, la motocicletta, la, come si chiama? Un motorei. Era famosissimo, il Fantic Motor 50 Cavallero. No, Cavallero, sai chi era Cavallero? Era un brigatista. Vai, prendo la mia Fantic Motor Cavallero. Dov'è me prendo? Prendo la mia Fantic Motor Caballero. Prendo la mia Fatic Moro Caballero e me ne vado. Ma scusa. Oh, prendo la mia Fatic Motor. Che Fantic? Fantic. Fantic. Sì, no. Fantic Motor. Aspetta. Prendo la mia Fatic Moro. Fanculo assordo, non imbrogliarmi. Sapevo. Prendo la mia Fatic Motor? Oh, qui c'è scritto motor! Quello è giusto! Cavallero, e me ne vado! Non è cavallero, è caballero! Fantic! Prendo la mia Fatic Moro Leo, facciamo così, che facciamo? Se no mi fregate. Se no affittiamo domani. Allora, dai. Prendo la mia Fantic! Prendo la mia Fantic! No, no Fantic! Fantic! Prendo la mia Fantic! Motor? Motor! Cavallero! Cavallero! Oh. Ah! È il giornale che leggevo io! Insomma, è Cavallero! Fantic, però le dico. E a bordo della sua Fantic Cavallero 50. Prendo la mia Fantic Moro Leo, facciamo così. Si mette in viaggio per Gratosoglio, alla ricerca di un amico. Vado a trovare su, sì! Un mio amico a Gratosoglio, ma starò bene con lui! E che cos'è, una bevanda? Come va bene la mia Fantic? In penno, sì! In penno, scrivo subito una lettera. In penno. Sgummo! Sto sgommando! Vuoi un po' di Fantic? Scusi! Sì. Salve, che bella moto che ha! Vuoi un po' di Fantic? Come si chiama la sua moto? Fantic! Fantic, poi? Mo non fammi ripetere che la Marconi che io va a fare. Fermi. Salve Urbano, mi dica cosa vuole da me? Cosa vuole? Lei stava parlando al cellulare mentre stava guidando.
Oh, siamo negli anni 80, no? Non esiste un cellulare, che cosa dice? Senta, Scott, io l'ho vista bene. Lei stava parlando al cellulare mentre guidava l'automobile, il motorino, là, questa roba qui. Quindi adesso mi fa... cortesemente, so anche stanco, non dormo da tempo, mi favorisca il libretto, cortesemente. Cioè, se non si può prendere un po' di sciroppo, perché con quella tosse del cazzo mi sta sulle palle quando devo parlare. Senta, allora, guardi, sono a pagare... Allora non mi faccia arrabbiare, cortesia mi dia cortesemente il libretto dell'aggeggio lì, che sarebbero da pagare i soldi qua, sono $500 per il telefono, poi facciamo $450 per la faccia brutta, ok? Scusa, sarà la sua faccia bella secondo lei? Ma che cacchio stai dicendo? Mi fa un piacere, non sa mica dove abita Marco Mazzoli, che dice che abita vicino al Grattosoli, sì, un posto di Grattosoli in qualche... Mi faccia parlare, che sono vicino e mi agito, perché io dormo da tempo! Oh, che mo' metto la paletta rossa in... Il povero Strambo si era scontrato con il capo dei vigili di Grattosoglio, che non vedeva di buon occhio il giovane. Che non vedeva di buon occhio il giovane. Il vigile urbano, come tutti i vigili, era un vero infame. Non voleva che Strambo entrasse a Grattosoglio per paura che in poco tempo potesse diventare una cittadina colma di terroni. Lei se ne deve andare da qui, per piacere, mi faccio una cortesia, sposti questo catabarro. Sì, sì. Ma un attimo solo, aspetti. Aspetti, che non c'ha la marmitta catalitica, io vedo. Ma che cazzo sta dicendo lei? La marmitta catalitica sarà pronta fra 20 anni. Mo sta parlando della marmitta catalitica. $500 per parolacce a sproposito. Mi sta facendo anche innervosire. Madonna. Allora, siamo arrivati. Allora, vediamo un attimo, se mi consente un secondo. Siamo arrivati a $32,000 di sanzione. Sì. Che fa? Paga i contanti? Ma che cacchio sta dicendo lei? Mi sta innervosendo, guarda. Mi sta facendo venire i nervi dentro le gambe. Quello che si innervosisce sono io. Ma dai, questo... Se li hai, si sagliano! Io non ho che la perdere, io ce l'ho dormo di notte! C'è gente che mi ha picchiaioni, la vai capire che devi pagare $32,000! Il $32,000 non glieli darle a lei, al comune di cazzo che doveva fare il servizio! Ma potete andare a fare il culo! Voi, gli assessori, il consigliere comunale e il sindaco di Mercato! Ma che la pubblico ufficiale! Ma va a pulire il culo a tua sorella, va a fanculo, voglio andare in galera! Non pago un cazzo! Strambo era psicologicamente disturbato. La guerra in Via Tezzanze lo aveva turbato molto. E il comportamento del vigile urbano lo aveva alterato parecchio. Lei non sa con chi ha a che fare! Non sa con chi ha a che fare! Finisca, panzone! Che mi stai nervosendo! Non deve sfidare la mia pazienza, ricorda! Chi sente? Sono un psicolabile! Un psicolabile! Un psichiatrico! Sono lo psicolabile sotto psicofarmaco! Sono un psicolabile e sotto un psicofarmaco! Farbice! Farbice e capello! E fate la bensibirca! Ma fangula sotto! Sono psicolabile sotto psicofarmaci! Sono un psicolabile sotto psicofarmice! Che da puttando sono, dammi una cosa qua! Psicofarmaci, Leo! Dove? Sono un po' psicolabile e sono sotto psicofarmaci! Sono un po' psicopabile! Sono un po' psicopabile e sotto psicofarmaci! Affanculo, va bene così! Intanto sono tre ore dobbiamo stare qua! Ma sei uno psicopabile! Un po' psicopabile, qui dice a te! Sono un po' psicolabile! Adesso lei mi segue, ecco, venga con me, che se già sono stanco mi viene da appisolarmi. Venga con me un attimo, deficiente. Comandante! Sì. È lui quello che ha arrestato. Mi devi toccare che mi nervosisco, sai che sono uno che scriva, maresciallo? Eccomi. Allora, è lui quello che dobbiamo sistemare. Ah, ce l'abbiamo fare il trattamento. Sì, il trattamento. Sì. Sentite, generale, non ho fatto niente. Guarda, è lui che mi ha provocato. Ora il generale Commodoro. Venga in galera. No, in galera. In galera non sono mai stato. Ho fatto vent'anni. No. Aspetta. Primo, aspetta. Mettete uno dietro l'altro, almeno il colpo è più forte. Avanti, generale. Basta. Scusate, generale. Mi potete dare l'ergastolo? Va bene in galera. Ma cosa stai dicendo? Dopo essere stato violentato da tutti i vigili del paese, dopo botte, frustate, cinghiate, colpi sul pomo d'Adamo, pugni sui reni, calci sulle gengive, lame rotanti, alabarde spaziali, raggi gamma e due lampade UVA ad alta pressione senza filtri, il povero Strambo era devastato, ma abbronzato di brutto. Devo scappare, cazzo! Ma dove posso nascondermi? Dove posso? Ma vediamo qua, là...
porca miseria, mi servirebbe l'anello del film dei Terzi Anelli, sì, o il Quarto Anello. Mi servirebbe l'anello del film Il Signore dei Terzi Anelli. Mi servirebbe l'anello del film dei Terzi Anelli, sì, anche la Quarta Anello, anche il Buonarroso, va bene. E parla meglio? Servirebbe? Mi servirebbe l'anello del Signore dei Terzi Anelli. Mi servirebbe l'anello del Signore del Terzi Anello, sì, anche il Quarto Anello. Porca miseria, almeno lì ci sono i barbarbari. Porca miseria, almeno lì ci sono i barbarbari. No. E ancora. Porca miseria, almeno lì ci sono i barbarbari. Ouch. Sai come scomparivo lì? Subito, subito, subito. La mente minuscola di Strambo e le idee del c***o che gli passavano per quel pezzettino di materia grigia che aveva nel cranio gli fecero venire in mente un piano. Sì, un piano per fuggire. Chiamate la Guardia Nazionale, tutti i corpi di polizia, gli ausiliari del traffico, i NAS, l'FBI, la NASA, il capitanarlo che Sailor Moon. Lucas! Scusa, signore! Cosa c'entra Sailor Moon? Nulla, me la voglio chiamare! Poi me lo fatti! Che mi fa arrabbiare anche a me, grazie! Strambo si mette in fuga e inizia la caccia all'uomo. Nel frattempo, era riuscito a recuperare una mitragliatrice e qualche munizione e decise di dirigersi nel parco di Grattasoglio, facendo incontri molto suggestivi. Ciao bello, 50 davanti e 120 di dietro. Oh, così caro? Poi abbassare un po' i prezzi, che cazzo? Strambo! Strambo! Arrenditi! Non hai scampo! Dai ciccioni di m***a! Pronti per il fuoco! Preparate i Goldrake! E chiamate subito il ciclobo d'acciaio! Non mi potete fare niente, no! Sono Strambo e mio fratello è puro stronzolo! Sì, no, non fate niente! Continuate a sparare! Prima o poi il ciccione cadrà a terra! Quel maledetto grasso di merda deve morire! Non vogliamo terroni e grattasaglio! Il combattimento è duro e Strambo sopravvive ad ogni ostacolo. Bombe al napalm, razzi fotonici, stelle di Ocuto, raggi laser, missili atomici. Si arrampica sugli alberi, schiva i proiettili, salta le mine e resiste ai raggi al plutonio. Ma scivola su una buccia di banana abbandonata da un bimbo, picchia la testa su una pietra e... Signore? Strambo, alzati! Dai, pirla, che devo finire il film. Strambo! Oh, alzati! Dai, pirla, che devo finire il film. Ma cazzo! Strambo! Qualcuno chiami l'ufficio casting, ci serve un nuovo attore. Ok, pausa, tutti gli attori a riposo.